Risparmio di tempo perché accelera enormemente la produzione. Il costo è relativo perché comunque sono addetti nuovi da aggiungere, eccetera, eccetera, ma apre prospettive di comunicazioni più ampie. Per cui comunque è un'arma fondamentale, se mi permettete, anche superiore per molti versi al 3D visto da solo, perché elimina le criticità ma lo espande. Cioè l'effetto l'avete visto sulla macchina, sulla Citroën con. Pensare anche lontanamente di rifare quella roba totalmente in 3D con le particelle e i riflessi è una cosa da folli. Nel senso che anche 6-8 mesi di lavoro non ti bastano. Quindi no, in realtà c'è anche un'altra legge tacita, che tanto più sono veloce, tanto più costa. Non è che costa di meno, perché le consegno più velocemente e comunque sia, magari, anzi se tu dici che una cosa la vuoi prima. Ci sono degli extra perché abbandono o metto in stand-by certi lavori e do prevalenza ad altro, quindi la questione di velocità è da vedere. Solitamente essere veloci vuol dire aumentare i costi, non diminuirlo. L'abbattimento è interno della società, ma non tocca il cliente. È una cosa che tra l'altro prescinde dal fatto che ci siano buoni compositor, tecnici, programmi veloci, hardware, quindi investimenti di denaro non indifferenti. Semplicemente nella settimana, magari anziché fare solo Citroën, se ne fanno 3-4, oppure 3-4 provini da presentare al cliente. Il cliente paga per 3-4 possibilità, ma alla fine rimane costante o aumenta, non c'è una diminuzione in questo. Tutto quello che fa diminuire i tempi fa aumentare la produttività, quindi è una cosa che riguarda l'azienda, non il prodotto finale. I costi, se poi vi interessano, io ve li posso dire proprio da mercato, però solitamente 200-300 euro a secondo per il filmato e 200-300 euro a tavola. È la partenza per i costi base, cioè pagare i dipendenti, la bolletta della luce, non ci si sta guadagnando. Quindi questo vi dico il minimo, perché il massimo lo stabilisce il mercato. Non esiste fare tavole anche in architettura meno di questa cifra per partire. Poi se io ne devo fare 10, il soggetto è uguale, cambio solo la telecamera, è chiaro che ho delle economie di scala. Però ci sono dei costi che sono insiti, cioè volete far pagare in piccola parte il costo delle licenze a tutti quanti i clienti, la potenza dell'hardware, quindi questi costi sono solamente di mantenimento, l'affitto, i dipendenti se ci sono, anche se uno lavora da solo o più persone, ma insomma da solo a questo livello non esiste. L'unità minima di produzione 3D o 2D è almeno due persone, cioè chi fa 2D è video e chi fa 3D. Diciamo proprio grossolano, poi tutti questi dipartimenti, questi due se li dividono in parti, però poi ognuno di queste due parti suddivide ancora, no? In qualche modo. Però da studente uno può fare ovviamente tutto, deve fare tutto, non a questo livello, ma non esiste che produttivamente faccio sia il 3D che il 2D, è proprio una questione mentale, di porsi sulle potenzialità delle due cose, per cui anche al minimo due persone. Video, cioè 2D, componente video e componente 3D, singolarmente solo di interfacciamento. Poi sono rimasto colpito dal fatto che ho visto praticamente, cioè, come si spiega, diciamo, fare compositing, a meno che, diciamo, non si voglia ottenere magari un risultato particolare. Quando ho visto, per esempio, la barca, no? Non c'era il mare, Sì, quegli quella uomini con l'onda sulla, sì, intorno. quegli uomini sulla barca che remavano, no? E Ok. non c'era, ed erano messi su una. Cioè, perché fare compositing su cose che si potrebbero comunque, diciamo, filmare? Perché A meno che. se a te serve il mare del 5 novembre e stai iniziando a girare il 4 agosto, non puoi aspettare 4 mesi per la condizione che ti. Oppure spostarti in Scozia o Abu Dhabi o rifare la cosa. Rifare il 7 è ancora costoso, lo faccio in 3D. Di quella sequenza di Anonymous, la cosa incredibile è quel flusso di acqua che avete visto. Quel flusso di acqua che vi faccio vedere anche in real time, lo potete fare sia in 3D che prendendo in un fiume la ripresa. Ma il messaggio che doveva passare è che è un piano di Photoshop 2D che lo piega. Quindi voi l'avete visto diffuso in una sorgente. Lui lo moltiplica, lo fa n volte, non si vedono le ripetizioni, e lo mette intorno al bordo che non è di un'imbarcazione, è della base di un pilastro della diga a forma di imbarcazione, per dargli la scala. E non ha fatto manco il 3D. Quindi se ha fatto una ripresa del fiume tal dei tali, o se addirittura ha comprato dei filmati che già esistono, di queste cose che, a basso costo solitamente, già anche animati dal reale, l'ha semplicemente adattato. Quindi il che fa 2D smonta in maniera diversa da chi fa 3D. Cioè
il grafico 3D smonta la realtà in un modo, il grafico 2D la smonta in un'altra. Però la cosa che dovete capire è che quando il grafico 3D ha finito il suo lavoro, ha preparato roba 2D. Plate, pass, beauty, è tutta roba bidimensionale. Non parliamo di immagini TIFF? Il 3D lo vedete, lo percepite come profondità, ma alla fine io gli sto dando un'immagine bitmap. Quindi lui, per l'editor o il compositor, che voi gli diate delle foto o del 3D, fatto da Maya, da Max, sempre immagini bitmap ha. Quindi la differenza del 3D è che rispetto al 2D gli date anche le maschere, i pass e tutte queste componenti, perché quando faccio le riprese dal vivo del fiume o d'altro, chi me li dà i pass? Qualcosuccia posso desumere, ma non è che ho la telecamera che mi scompone le componenti. Ok? Posso aprire il fuoco totalmente per cercare di mettere a fuoco tutto, oppure faccio due riprese dove ho sia il centro che il fondale e poi lo vado a compositare, lo vado a mettere insieme nella fase successiva. Quindi il 3D in realtà dà a chi fa editing e compositing un potere enorme. Quindi lui per formazione semplicemente sa che gli stai dando una fotografia con molto più controllo. Per il resto, che tu l'hai fatto con Maya, che è realistico d'altro, non gli importa, lo gestisce allo stesso modo. Quindi sa solamente, lo deve conoscere, perché sa che ha potenzialità molto più estese. Però alla fine voi pensate sempre: cosa mi stai dando? Immagini bidimensionali. Hai fatto la foto? Sì, ho fatto le riprese. Hai fatto il 3D? Ho fatto il 3D, ma sempre immagini bidimensionali, sempre TIFF, sempre MyJPEG possibilmente, ma comunque sia, immagini in un formato bidimensionale mi stai dando. I pass mi servono per il controllo. Ok, sì. Per quanto riguarda la scia, perché... Per quanto riguarda? La scia dell'acqua per la diga, perché ho avuto notti e notti insonni per questo dilemma. A parte perché poi avevo risolto in un particolar modo con V, causa una piccola schiuma vicino a degli oggetti immersi in acqua, quindi... ho risolto la parte orizzontale in questo tipo modo. La nave che ho visto? Sì, okay. Sì. Quindi quell'oggetto l'ho reso invisibile alla telecamera e mi ha fatto questa schiumetta intorno all'oggetto, ma il dubbio che ancora ho, perché non ho tempo per sperimentare, è fare proprio la scia obliqua dello scostamento dell'acqua. Si può fare perfettamente, fisicamente corretta in 2D, senza scomodare né View né altri software. Ci sono plugin After Effects, anche effetti in Nuke, che ti consentono di fare fluidodinamica o comunque scie o adattare questo tipo di cose, ma sentendo il volume 3D è non bidimensionale. Sì, no, appunto, perché il problema è quando la telecamera gira. Perché certo. In un certo senso, vedendola frontalmente, così. No, è facile farlo. Esattamente. Avendo una camera che dal fronte passa al lato, ci siamo. Inizia a essere un pochettino più complicato. Perché hai bisogno di portare 3D pesante, quindi anche la scena, in pacchetti che ti consentono di gestire il 3D. Lo fa anche After Effects con plugin, Nuke particolarmente. Puoi portarti elementi total 3D matchati in corrispondenza della camera. Quindi quando ci sta questo cambiamento, anche il cambiamento prospettico, il tipo di schiuma, può avere dei cambiamenti. Inoltre, grazie agli effetti anche di fluidodinamica che tu aggiungi, senza passare per forza per il Real Flow, li puoi legare al 3D, cioè che ti servono in quella zona rispetto a quella prospettiva. Però diciamo che è più aspetto del compositor, dell'editor. Sì, no, è perché è un aspetto molto complesso, perché ci sono tanti metodi per farlo. Ma Però andrebbe demandato per lo più a loro, nel senso che se ne vuoi un controllo perfetto e senza che perdi tempo a sperimentare sulla componente View o 2D o 3D, scusa, è meglio che lo facciano con plugin o con componenti di questo genere. Oppure parto da filmati, quello che hai visto lì era paradigmatico, perché come posso fare il tiling di immagini, posso fare anche il tiling di sequenze. Video, sì. Faccio in modo che non si veda ovviamente la... Esatto, e poi lo posso piegare. Nel momento che tu pieghi lungo il bordo e tu lo vedi col cambiamento prospettico, sta cambiando prospetticamente anche il 2D è dall'alto, quindi è perfettamente matchato prospetticamente. Anche se tu ti sposti con la camera... Quello rimane lì, però per l'acqua che esce obliquamente, quello è veramente un problema. Ok, lì devi farlo generare, però in quel caso separi le due sequenze e in quel caso
quando è molto molto vicino, fai una simulazione solamente di schizzi 3D dentro RealFlow e lo aggiungi. Cioè ancora separato da view. Lì la vicinanza di camera conta molto, che ti serve rispetto a quale angolo, ovviamente. Sono le cose ravvicinate, ma non ti nascondo che in cose di questo tipo prendi la telecamera, vai in un porto, vedi la nave all'attracco, fai un po' di riprese e quasi sicuramente la parte 2D in qualche modo... Sì, ma già ti dà anche dei riferimenti se vuoi fare il 3D, cioè su quello lo metti come fondale e vai a vedere che gli schizzi, fontane o d'altro seguano certi andamenti. Per cui, vabbè, è un'arte, però è una specializzazione. Anche perché i compositori e gli editor che fanno? Si specializzano in nuvole, poi spostano acqua, poi spostano fuoco, poi aggiungono fumo. E devo anche dire che anche in quell'ambito ci sono persone grafici più specializzate in certe sottocomponenti rispetto ad altre. Per cui gli diamo l'appellativo di Sun proprio perché ci risolvono un sacco di criticità in questo modo. Allora, io volevo farvi vedere anche invece come questi effetti, anche molto realistici, se non ci sono altre domande. Sì. Volevo sapere, è possibile distinguere un'immagine 3D perfettamente eseguita da un'immagine reale? Qual è la cosa che si guarda? Come me lo chiedi? Da esperto o devo fare una perizia in tribunale? Sono due cose diverse. Se lo devo dimostrare è un conto. Se c'ho l'occhio... L'occhio, sì. Un occhio esperto, qual è la prima cosa che va a guardare? Allora, se fatto bene non si può fare neanche in tribunale accertare la differenza. Si deve andare a giocare sul puntinato, sulla base, cioè bisogna aggiungere dei filtri, delle robe particolari. L'occhio allenato più o meno lo coglie, dipende dalla bravura di chi ovviamente va a aggiungere questo tipo di cose. Allo stato attuale, già da qualche anno, se fatto bene non puoi, semplicemente non puoi. Non puoi perché, visto che ti do delle bitmap finali, come faccio a dire che l'ha fatto la telecamera Canon piuttosto che l'ha fatto un motore 3D? Se tu mi dai l'immagine finale, compositata o d'altro, perdo anche le informazioni, la marcatura che mi ha messo la macchietta fotografica rispetto alle cose. Se lo faccio bene, non si può. Se lo devo periziare, ho bisogno di filtri particolari che vanno a vedere, ma non è una cosa che si vede a occhio nudo, è una cosa di indagine quasi X-Files, per capirci. Cioè, sul fatto che ho una grana troppo omogenea per essere reale, non c'è un tipo di disordine sotto e quindi al 99% dei casi si può fare, ma con delle analisi particolari. Se mi stai chiedendo che se posso in 3D, ad esempio, presentare la fotografia di una macchina abbozzata che sembra abbozzata ma non lo è, l'hanno già fatto e lo fanno continuamente. C'è gente che mette il pezzettino della macchina incidentata, se lo fa pagare dall'assicurazione come foto e la macchina è nuova. Così non c'ha bisogno neanche di lo si fa anche con i motoscafi, anche con le navi, a scala quanto volete. Per cui in realtà c'entra molto col crimine questa cosa, nel senso che serve anche per commettere dei crimini. Gli esperti di immagini di 2D e 3D con degli strumenti particolari che non sono Photoshop o comunque sono dei filtri all'interno di pacchetti come questi possono con un'approssimazione vicino al 100% saperlo sempre. A occhio no, non si può, quindi vanno fatti degli esami particolari. Non sono cose che va scorporata l'immagine ingrandita, vanno sistemate delle robe, si va a cercare anche la compressione JPEG e la ripetizione di compressione, si vanno a vedere tutta una serie di robe, insomma. Se poi unisci le due cose, questo è un po' più facile, perché riprodurre la grana, diciamo, il puntinato del sensore della macchietta fotografica con quello del rendering, devi essere bravo per mettere tutta una serie di filtri con Photoshop e farli corrispondere. Diciamo che ci sono stati bravissimi falsari per fare questo, che sanno quali software vengono utilizzati per smascherarli. Solitamente è un'analisi matematica che viene fatta sotto, però l'occhio umano no, non può cogliere. Qui, se voi avete visto scomposto, ma vi invito a vedere Anonymous ad esempio, o vabbè, cito il Trono di Spade perché è pienissimo di effetti 3D e perché è più facile capire che i draghi sono per forza 3D, non esistono in realtà. Quindi, ma in realtà
La maggior parte dei castelli che vedete hanno la parte superiore totalmente 3D, quindi vanno in Scozia, in Irlanda, ci sono anche delle cose italiane o limitari particolari, e questa cosa si chiama set extension, cioè estensione del set, aumento delle cose per dargli un aspetto. L'hanno fatto anche in Guerre Stellari gli ultimi, quando sono dentro la Reggia di Caserta, cioè la Reggia diventa del pianeta, aggiungono degli elementi, no? O allargano. Quando vedete cose di questo tipo, no, non potete vederlo. C'è il Grande Gatsby, l'ultimo, un film bellissimo che vi invito a vedere. Ci sono un sacco di riprese dove lui sta su un fondo blu o verde e tutto il set dietro, le case, cioè, sono totalmente 3D. Non potete distinguere, non si può. Occhio nudo no, e neanche l'esperto può, eh. Se non esamina con queste cose qui, non, assolutamente non si può dire. Nessuno può dirlo. Poi quello che c'ha l'occhio un po' più allenato ti dice anche V-ray o Mental-Ray, con che cosa è stato renderizzato. Ma ultimamente, proprio perché usi questi filtri, aggiungi le cose della realtà, non si può. E ne hanno valore legale. Non, il valore legale è quando tu me lo dimostri con dei filtri matematici, li metti in vicinanza e mi devi dare delle prove. Non si può considerare il parere di un esperto che dice 3D o no come perizia, bisogna farlo dal punto di vista dell'esame matematico dell'immagine. Altre domande? Allora, adesso entriamo nel bello. Abbiamo fatto. Intanto, per questo filmato, che in 5 minuti vi fa vedere 100 anni di effetti visuali. Anche perché mette una dimensione storica. Queste cose non arrivano dal cielo, sono state sbagliate, sono state aggiunte, sono state migliorate, estese. E nascono veramente dagli albori del cinema. Fin da subito Mosè vuole separare l'acqua e non sa come fare questo tipo di effetto. Quindi, se vi capiterà di vedere Mosè, ultima versione, si sono ritrovati con lo stesso problema. Beh, prima era palese, no? Il fuori prospettiva. Oppure questi movimenti a scatti delle cose. Però i precursori ci sono tutti. Si utilizzano proprio le stesse tecniche, gli stessi accorgimenti, anche se in digitale. Mago di Oz, piuttosto che. Eccolo qua, il blue screen. Che vola. Vabbè, alcuni ci fanno ridere, ma insomma, pensate a dare dal fumo passare al genio, no? Quindi hanno proprio preso le riprese del fumo e del genio e le hanno mescolate. Tenete conto che lo facevano sulle pellicole, quindi fotogramma per fotogramma ritagliandole manualmente. Quindi il lavorone che non finiva più. Non è che come adesso scansioniamo i fotogrammi o facciamo in digitale. 63, quindi molti anche non nati. Vabbè, piano piano. Alcuni ci fanno sorridere adesso, ma Star Trek, questo tipo di cinema ha cambiato un po' tutto. Le esplosioni riprese da lontano, tra l'altro nello spazio che neanche ci sarebbero per via della mancanza di ossigeno, ma comunque licenze poetiche. Tron, il primo perlomeno. Questa è la primissima computer grafica. Costava tantissimo, Ritorno al futuro. Si deve tagliare la mano, eh? Roger Rabbit. You mean to tell me that you could have taken your hand out of that coffin any time? No, not at any time. Only when it was funny. Beh, qui è già una forma di compositing tra il disegnato e il reale. Cameron e Avatar c'entrano sempre. Questo è stato, vabbè, una pietra miliare assoluta. Vista adesso si vede il bump sbagliato, però visto all'epoca era una cosa fuori dall'ordinario.
scene, a parte quella, nel buio con la pioggia, perché gli effetti non erano proprio perfetti, quindi c'era bisogno di condizioni di luce non totalmente 3D, ovviamente, non è che faccio riprese dell'attore reale che fa queste acrobazie, l'attore diventa completamente digitale. Ecco un set extension, ad esempio. Si sono sempre fatti, ma magari avevano manuali o da ritagliare. Pirati dei Caraibi, altra pietra miliare. Guardate che cosa c'è nella nave. Solo il pennone superiore e tutto il resto col movimento di telecamera. La bussola d'oro. Ovviamente non si può mandare una bambina mezzi ghiacci, grifoni, effettistica degli Harry Potter di ultima generazione, possibili solo grazie a questo tipo di cose. Quindi è migliorata, ok, invecchiamento, no? Progressivo? Non potete pensare che è solo make-up. Cioè, ho bisogno della replica digitale dell'attore, guardate la testa 3D, che viene sovrapposta e anche animata. La sostituzione della testa. Queste sono proprio pietre miliari di quei passi fondamentali degli effetti visuali. In 5 minuti quello che hanno fatto in 100 anni. Però adesso il controllo digitale consente cose anche non presenti su questo. Una è la fluidodinamica. Tutto quello che state vedendo è 3D, quindi l'orca che esce fuori da questo pezzettino di lago, tra l'altro vi avevo detto che modelliamo e texturizziamo solo quello che si vede, quindi se mi avvicino con la camera non c'ho bisogno di estendere il mare per effetto della complessità. Guardate la replica della schiuma, degli schizzi e quant'altro, come viene generata da software di questo tipo. Quindi in 3D Max, Maya generano il movimento dell'animale e l'impatto con la fluidodinamica viene generato da RealFlow, che è uno dei pacchetti per fare questo tipo di effetto. Mi serve per dire che se si arriva a questa potenza di calcolo e di replica, possiamo dire che abbiamo capito la realtà e la possiamo piegare più o meno come vogliamo. Per cui i creativi hanno un arsenale spaventoso. Bisogna anche solo conoscerlo per poterlo spiegare. Ecco, tutti i liquidi e gran parte dei solidi che state vedendo, sono compresi fumi, fiamme e quant'altro, sono completamente tridimensionali o, in questo caso, ravvicinati. Tranquilli che i pass e tutte le cose che abbiamo detto sono del tutto validi. Ok. Non solo l'animale, ma anche le interazioni col bagnato. Questo programma ha avuto talmente influenza negli ultimi anni, gli ultimi 15, sull'effettistica, che è stato insignito esso stesso di un Oscar e che esso stesso è una materia o una specializzazione in grafica tridimensionale. Per lo più sono liquidi, ma vale anche per i solidi, quindi gli impatti tra solidi o anche le fratturazioni tra pacchetti. Quasi tutto quello che vedete in TV di gelati piuttosto che dentifrici, detersivi, roba ravvicinata, è simulata con questi software. Si può decidere anche il grado di fluidità, cambiare una serie di caratteristiche. Guardate anche le interazioni tra solidi. Vuole dare anche delle forme ai liquidi, quindi animare loghi piuttosto che visi. Se ricordate quella della Fernet Branca, mi sembra, dove vedete i liquidi che cambiano
forme e disegni, è stato realizzato con questo software che vi dicevo, insignito dell'Oscar per il moltiplicare di effetti e di possibilità che dà a un operatore. Ecco, questo 3D è una cosa che il 2D come effettistica di schiume o d'altro la ripresa non ci consente, e quindi lo facciamo totalmente in 3D, però se avete fatto caso sono sempre riprese molto ravvicinate o di medio campo, quindi abbastanza limitate nello spazio, però la cosa interessante è che vale anche per fiamme, fumi o cose di questo genere. Devo conoscere di fisica e matematica per farlo? Ma insomma, un minimo di fisica, se c'è, vi può aiutare, ma non è assolutamente necessario. I programmatori pensano anche a chi non ha questo tipo di conoscenze. E questo è uno di quelli che vi farò vedere, magari subito dopo la pausa, in azione. E anche come potete per vostro conto iniziare. Quanti di voi hanno provato con RealFlow? Mai aperto, non sapete neanche? Ah. Cioè come importazione in termini Max. Ok, sì, tenete conto che RealFlow fino a un anno fa non renderizzava, adesso con Maxwell Render renderizza anche all'interno del software, ma comunque prevede che dopo fatta la simulazione il liquido lo portiate, o il solido, perché adesso vi faccio vedere poi che potete fare anche solidi, non solo liquidi, liquidi è una cosa più spettacolare, ma insomma fratturazioni, collisioni, non distingue fra i due, dovete portarlo dentro il pacchetto 3D per renderizzare in qualità, quindi lui fa la simulazione. Ora, vedete che grossolanamente stabilisco le condizioni iniziali e faccio andare avanti, diciamo così, l'esperimento. Ma come lo faccio con i fluidi? Si può fare in altri due campi almeno. Questa componente noi la chiamiamo visual effect, effetti speciali è una roba che non si può sentire e va evitato, nel senso che l'effetto speciale è qualunque cosa ormai, è troppo generico e non per forza include il 3D. Il nome esatto è visual effect, cioè effetti visuali in italiano se volete. Dressing lo completa, sottintende che voi ci mettiamo dentro anche i vestiti, anche i capelli, che è un modo di vestire la testa. Quindi la simulazione di capelli o di trecce o di filamenti rientra in tutto questo. Grossolanamente chiamiamoli accessori. Quindi se vi ricordate sabato quando avete visto la realizzazione di Rapunzel, all'inizio erano personaggi nudi, poi arrivano i capelli, poi arrivano i vestiti. Quindi in realtà mentre agisco e animo, ho anche lo scoiattolo, i peli sono arrivati dopo, no? Sono accessori finali, quindi è la parte più esterna del mio personaggio. Devo stare attento a alcuni accorgimenti, uno abbiamo detto che gli oggetti devono essere un pochino più piccoli perché uno non si rende conto, ma il pelo è da un terzo a metà del volume, per cui va modellato un po' più piccolo, altrimenti si confonde la forma. Però è un'aggiunta che mi fa un altro dipartimento. Ne devo tener conto nell'animazione, ma viene aggiunto. E si fa alla fine, perché c'ha a che fare con il rendering. Questo tipo di cose lo si fa anche con i vestiti. E anche qui lo si fa in tempo reale. Per cui la simulazione iniziale, ad esempio, questo è piccolino e mi dispiace, vabbè, lo faccio vedere sul web questo, vediamo se anche questo soffre della... Ok. E che voi, no, ci siamo un sacco spesi sull'artigianalità delle cose. Bene, il software è 3D, quanto di più avanzato nella simulazione fisica, e mi chiedi il cartamodello del vestito? Cioè questo vi fa fare il cartamodello, quindi come con le acconciature dei capelli, dovete essere anche un po' parrucchieri e barbieri, qui dovete essere un po' sarti. E tra l'altro ci avete l'ago per dirgli dove vanno le cuciture, per cui si cuce. Bisogna dirgli che il pantalone è cucito lungo quale bordo e se me ne lasciate uno libero, se ci va una cinta piuttosto che altre componenti. E poi il software lo fa cadere, il termine è proprio quello sartoriale, su un manichino in cui, del quale taglia maschile, femminile, bambino, anziano, eccetera, lo stabilite voi. Quindi potete anche vedere delle variazioni sartoriali, come giusto che sia, per taglie diverse. Ora, lo si fa in maniera più complessa sui personaggi, ma vi assicuro che è un passaggio velocissimo per coperte, tovaglia, imbottiture, cuscini, gonfia anche in qualche modo, tipo sprimaccia, diciamo così. E poi la cosa interessante è che dopo che lui fa la simulazione, in tempo reale gli tirate i punti, come se
fate la piega al lenzuolo. Cioè, dopo che avete visto, sì, belle ste pieghe, ma ne vuoi qualcuna in più piega, girate in un altro modo, vi consente l'interazione in tempo reale dell'aspetto finale. Non esiste, anche perché quelli sono statici. ZBrush, poi dopo, il vestito cade, mi giro e la piega del vestito come faccio? Qui è dinamico. Quindi in realtà, una volta che ho simulato, anche in una sequenza, riporto di nuovo. Tutti questi software che voi state vedendo si chiamano ancellari perché sono di specializzazione del pacchetto 3D principale. Tutti, quelli che da RealFlow, cioè i liquidi che avete visto, a questi che ora vi faccio vedere, si interfacciano con 3D Studio Max, Maya, Softimage, Cinema 4D, senza distinzione. Non sono software per il rendering. Quando lo fanno è solamente per darvi un aspetto finale o per mettere che la texture è ben fatta, ma prevedono che il pacchetto centrale con il quale avete imparato il 3D rimanga centrale. Per cui la stessa camicetta portata in maglia o in max dà luogo alla stessa mesh, oggetto. La cosa interessante è che posso anche ulteriormente scolpirla o modellarla, quindi è un oggetto normale. Se soprattutto non è animato, posso lì mettere qualche piega anche in ZBrush, quindi o cambiarne la texture in qualche modo. Ma la cosa incredibile è che la simulazione, c'è solo questo software che lo fa così bene, si chiama Marvelous Designer. Se lo fa bene questo software, non mi dite il clot di Maya o il clot di 3D Studio Max o il tool interno, perché quelle robe lì, sì, insomma qualche tovaglia veloce, però stiamo parlando di cose che non c'entrano niente, proprio di complessità di simulazione. E siccome vi ho anche detto che cerco di evitare le cose duplicate, se fate vestiti con questo, per favore ignorate clot di maglia, n clot, tanto non ce n'è per nessuno. Fate con questo e importate all'interno. Così come, perché dovrei usare RealFlow se tanto maglia c'ha il suo, Max c'ha il suo? Vabbè, ovviamente non perché ve lo sto dicendo io, ma perché in produzione la simulazione con RealFlow è molto più realistica, perché pacchetti come Max e Maya, per sbrigarsi, fanno delle semplificazioni, ergo non sono così realistici. Ovvio, non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi è così. Per favore, lo puoi provare questa cosa, quindi parlo con me stesso. In soldoni, perché ha fatto un minimo di fisica sulle superiori, RealFlow tiene conto del passaggio di energia potenziale da potenziale a cinetica e conserva il volume, quindi il bicchiere quando io ci metto il liquido, ve lo faccio vedere, si riempie e poi si butta. In alcuni casi ce l'ho anche nei pacchetti 3D con l'interazione nell'intorno, ma questo passaggio dell'energia e conservazione del volume è sempre molto approssimato nei pacchetti 3D, il che non vuol dire che non posso usare Max o Maya per fare simulazioni magari in piccola scala o perché vado di corsa, ma quando volete la precisione, la schiuma, volete l'effetto totale, ci sono software preposti, e se ci sono software preposti, nel momento che lo so utilizzare, di N-Clot, della fluidinamica, di Maya e di Max, ne posso fare anche a meno. Il sapere tutti e due a livello alto è un'enorme perdita di tempo. O magari in alcuni casi lo faccio perché se fino a un certo punto è più veloce quello di Maya, meno realistico, ma mi basta, e poi dopo però per tutti gli altri so che c'è il RealFlow. Però anche qui, se inserito bene in un corso, ci sono persone che escono e nella vita fanno solo RealFlow. Come ce ne sono quelli che fanno solo view per le ambientazioni, quindi anche se poi portano tutto dentro Max o portano tutto dentro Maya o si interfacciano a queste cose, un corso che gli prevede forma delle persone generalist per un po' tutto e poi specializzate in alcune componenti. Il che vuol dire che siccome è molto di più che quello che l'industria richiede, è più facile trovare lavoro a questo bravo. Perché comunque sia, se non lo trovo da renderizzatore di Max, lo trovo come che fa le particelle di RealFlow. Se non lo trovo, e magari lavora con cinema, se non lo trovo con le particelle, lo trovo con i vestiti. E così via. Per cui si diventa generalist quando sapete un po' abbracciare tutti quanti questo tipo di campi, perché magari vi richiedono a fare questo. E voi dite, sì, aspetta, ma io volevo fare i videogiochi, c'era Assassin's Creed che mi piaceva tanto, e come pensate che abbiano fatto cappucci, vestiti e cappe di quel tipo di cose? L'argomento è pretestuoso, potete continuare a farvi le tute con il pacchetto preposto, con ZBrush, i vestiti, con questo, e siete specializzati in questa componente. Nel filmato di prima vi ho fatto vedere delle montagne che modelleremo, fate view come ambientazioni.
l'environment, cioè le ambientazioni con Vue, le posso usare in un videogioco, le posso usare come sfondo del paesello, del paesone, della provincia, di tutta l'Italia, di linea blu per fare una sigla, di tutto il globo terracqueo per fare un documentario del National Geographic. Però devo saper gestire questo tipo di problemi. Allora, l'altra cosa è che è veloce. Anzi, direi immediato, per cui state vedendo i tempi di realizzazione di un vestito con questo software. Vi importate letteralmente le patch e poi gli dite anche, ma che lo vuoi in seta? No, ma che ti serve il velluto? E ti fa la piega della seta o la piega del velluto. Quindi tieni conto anche del comportamento fisico del materiale, non come cade o come si deforma o si atteggia, ma anche che tipo di tessuto e spessore gli andate a inserire fisicamente. Adesso sta regolando i fotogrammi, anche le pieghe, se queste sono di seta nelle varie parti rispetto alla modella. Quindi si fanno addirittura le sfilate virtuali. Ritorniamo a ricerca e sviluppo. Perché devo sprecare tutta sta stoffa, inventare tutte queste cose e poi tanto non piace? Oppure devo pure pagare la modella, o il modello, oppure il bambino, eccetera, e poi devo buttare tutta sta roba. Mi faccio tutte le prove, quando sono tranquillo che i tessuti, l'accoppiamento, il jeans, le tasche, fa praticamente tutto, ma tutto, 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 lo produco. Quindi potete fare il contrario, potete non sprecare neanche un centimetro di stoffa. Gli date alla macchina a controllo numerico il cartamodello e vi prepara il vestito. Quindi abbiamo buttato fuori anche un po' di sarte. No, vabbè, devono sempre tagliare e cucire in qualche modo, però in maniera economica, in qualche modo, ottimizzata, diciamo così. E poi immaginate quante linee di indumenti si possono fare, gonne, pantaloni, calzature, combinazioni, abbiamo detto taglie, altezze, e non ho scomodato manco una persona reale. Le scomodiamo tutte quante alla fine, in qualche modo. Poi ci sono, c'è altra robetta, a parte questo. Dimmi. Mandiamo pure i filmati. Questo è un po' a scatti perché state vedendo il pacchetto che agisce e anche la versione 2, adesso è arrivato tipo alla 4, quindi è un pochino più datata, però per dire che lo esegue in tempo reale sullo schermo. Parlando di animazioni all'interno di un pacchetto di un software 3D, no? Se noi per esempio utilizziamo Iron Fur, vediamo che si appesantisce. Fur, mi hai detto, sì, il pelo? Sì, okay. Anche per fare i capelli, per dire. O l'erba. Sì, una volta che diamo la dinamica, gravità, eccetera, eccetera. E mi chiedevo, io quando ho visto per esempio Ribelle, no? Sì. Che c'è lei con fratellini e quant'altro. Non si utilizzano. Lì come hanno fatto? Stesso modo. Un software fatto lì c'è anche un software dedicato. Comunque in realtà anche con Max e soprattutto con Maya non si utilizza neanche l'Enair e il Fur interno per gli stessi motivi dei vestiti. Si utilizzano delle plugin particolari e al momento sono due, per cui anche spesso anche Pixar e anche queste produzioni, ma si usa una plugin che si chiama Shaven Haircut, barba e capelli, e un'altra che si chiama Yeti integrata, e tra l'altro renderizzi con V-Ray, con Mentarray e tutto quanto, però metti i capelli dritti tipo acconciatura, come fa la parrucchiera quando deve dare le ciocche, e cominci a pettinare, per cui gli studenti si guardano proprio i siti di acconciatura, devono preparare le ciocche madri, diciamo le principali. Il software poi genera tutte le sottociocche intorno a quelle principali, in questo modo. Si chiama Shaven Haircut, poi sì, se mi ricordate vi faccio vedere anche il sito. E anche quello che hanno usato per King Kong, il film, ma in realtà per gran parte di tutti i film che hanno bisogno di capelli e peli. Perché? Perché quando voi li avete fatti crescere su una testa e poi cadono per gravità, quando il personaggio cammina e ciondola, è il sistema che fa le collisioni e i movimenti, non ve ne dovete preoccupare voi. Quindi non vengono stabiliti. Voi dovete sistemare i filamenti chiave. Il resto lo fa il sistema. E tanto questo è un programmatore americano che adesso si è trasferito in Francia, disponibilissimo. Ad esempio ha fatto la simulazione, se mi ricordate, poi vi faccio vedere il sito e vi faccio vedere che l'ha fatto sul suo pastore tedesco. Quindi ha fatto crescere i peli principali, poi vi dà uno strumento che serve per pettinarli. Lo acconcia, tiene conto anche della superficie sotto, quindi non compenetra, diciamo, la zampa del cane. E poi quando gli applica una mappa, la mappa va a colorare i filamenti sottostanti,
nella livrea del pastore tedesco, quindi dove è più chiaro e più scuro. In realtà il pastore tedesco, come il gatto siamese, è una dermografia, quindi è scuro e chiaro a seconda di dove è più calda o più fredda le zone del corpo, no? Però per farglielo, per colorare i singoli peli, gli metto una mappa. E a seconda di dove la mappa, la color che avete visto prima, cade, si colorano anche i peli sottostanti. Allora, quel tipo di complessità, anche Yeti fa più o meno questa cosa qui, forse è un po' più efficiente, si utilizza anche questo in produzione alta. Yeti. Shavercat c'era anche prima standalone e per lightwear, adesso non lo fanno più per lightwear, solamente per maglia, integrato solo in maglia. Però, ho detto un'inesattezza, non c'è per Max, no, solo maglia, però dentro maglia, così come Yeti, renderizza per Mentarray, V-Ray, sì, è lontanissimo dalle cose, mi rendo conto, del furre, del layer. Sì, ma se passate anche dal furre del layer di Mentarray di V-Ray è ancora particolarmente lento, quindi è più problematico. No, non è quello l'approccio, perché quando è statico sul tappetino va bene. Sì, esatto. Quando è, no. Per le animazioni non va bene. No, non va bene, ma se utilizzate anche il furre di Max diventa anche un problema le collisioni con gli oggetti. Quindi la colorazione punta radice, come deve variare dalla cosa, quindi... Più ho visto una cosa per Max che si chiama Air Farm, se non mi sbaglio. Sì, che fa capelli lunghi, sì, specializzato in capelli. Esatto. Che sì. È migliore comunque di Renfur, sì, all'interno, sì, del software. Ecco. Sì, quando lo sono è perché genera intorno alle ciocche madri principali, diciamo, bene una serie di capelli. Il problema è che quando è solamente per un pacchetto e dedicato, se lo imparo bene so pettinare, poi mi chiedono che devo pettinare dentro maglia, sono fregato. Quindi meglio scegliere su pacchetti che mi consentono di andare su più sottoparti. Vi racconto questo aneddoto, forse ve lo avevo, non so se a voi vi ho anticipato. Cioè, no, forse no a voi. C'è un amico che sta in NPC, che è la casa che ha fatto gli astronavi di vari film, cose, eccetera, e che era specializzato in ZBrush e che è passato a specializzarsi in grooming. Il grooming è... non esiste, come, cioè è un termine strano, è il parrucchiere, il pettinatore, neanche il parrucchiere, quello che pettina, e praticamente pettina, dalla mattina alla sera, non so, gli danno un animale e devi mettere i capelli o i peli del cane, non è facilissimo se ad esempio cambiate la razza, per cui dovete anche avere una sensibilità particolare nel pettinare umani, corti, lunghi, donne, piuttosto che barbe, piuttosto che animali. E quindi adesso lui fa grooming, solo grooming, cioè gli danno modelli e li pettina. E se 2 ore non c'è niente da pettinare, sta fermo, sperimenta. E mi diceva che effettivamente ad alto livello stanno un po' tutti andando nelle versioni attuali, da Shaving Aircut, che è il mio preferito comunque sia, a Yeti, che invece sembrerebbe più plastico in qualche modo. Lì c'entra anche il singolo operatore, come è più adatto, come è abituato a pettinare. Però la cosa interessante è che quando pettinate gli dite anche se il pelo deve essere sporco, cioè del cane, no? L'effetto, oppure è bagnato, e l'avete visto dentro il pelo della tigre di Vita di P. Quando la tigre si tuffa in acqua è totalmente 3D, mica c'è una tigre vera che nuota in qualche modo, quindi state vedendo il pelo bagnato grazie al fatto che si può pettinare in maniera bagnata. Ma pensate anche a fare le trecce, per cui si utilizzano dei filamenti guida molto lunghi, si intrecciano a 2 o 3 e intorno al filamento lì guida il software costruisce tutti i filamenti spezzati e gli dà anche una texture. Ci sono un sacco di trucchi nel farlo bene, questa che è una specializzazione, ad esempio nei peluche. È impossibile con solo un filamento tutto quanto uguale fare peluche come si deve, perché in realtà i peluche sono 2 o 3 tipi di lunghezze di pelo. Quindi il segreto per farli bene, soprattutto in alcuni punti, quelli più accessibili, è che dovete mettere 2 o 3 misure con caratteristiche sia di lucentezza, di lunghezza e di spessore diversa, e se smontate un peluche vi accorgete che dentro ci sono proprio questi almeno 3 tipi di filamenti diversi ad altezza diversa. Se state attenti a fare questo e anche a fare in modo che il filamento non sia una cosa tutta omogenea ma anche un po' zigrinata, spostata, perché è talmente complessa questa cosa qui che i pacchetti che fanno bene questo lavoro proiettano l'ombra sui filamenti vicini, che anche se non la vedete. Il fatto che non ci sia volume o d'altro è dovuto al fatto che molti simulatori non proiettano ombra su loro stessi. Non c'è compenetrazione, quindi rispettano, si avvicinano ma non entrano l'uno nell'altro. Beh, è simulazione fisica questa, quindi fatta bene, cioè,
sacco di cose, sull'erba è un po' diversa, anche le texture come le vai a applicare, puoi applicare delle texture dalla radice alla punta piuttosto che dall'alto, ci sono un sacco di tecniche sia sui materiali sia di pettinamento. Le righe sono difficilissime nei punti di intersezione, anche perché lui mette sempre dei filamenti in mezzo, no? E quindi è difficilissimo fare il pezzettino della riga senza nessun capello. Lui comunque ne mette uno minimo e ti fa delle robe che ti danno fastidio. Quindi magari li devi ridurre piccolissimi, ci sono, ma non li vedi. Però non puoi cancellare, non è un ramo di un albero che puoi potare. Quindi trucchi, oppure più strati, come fanno i barbieri o i parrucchieri. Cioè, quando è molto complessa la pettinatura, dividono le ciocche e le bagnano anche, no? Ecco, come si bagna? Si fanno queste ciocche guida, tu con i filamenti guida predisponi ma poi passi anche, che ne so, il primo strato lo abbassi, poi cominci col secondo sopra il primo e così via, quindi vanno stratificati anche degli elementi. È una cosa fine, nel senso che fatta bene include robe di questo tipo. Volevo farvi vedere, l'ho aperto già sul sito, tipo questo che è anche il marvelousdesigner.com, se non ci sono altre domande. Quindi vedete che anche Strofinacci, vedete che cade in tempo reale e poi dopo che è caduto potete tirare dei lembi, come se si fa quando si spianano i tessuti in qualche modo, no? Ok, la cosa interessante è che prendete l'area dei tessuti, quindi effettivamente le pezze del cartamodello, ok? Quindi ha ricavato le pieghe che non c'erano, ovviamente, con la cucitura che ha messo di una parte rispetto all'altra. Il vestito, hanno visto che è inutile che mi invento, il vestito deve cadere, quindi potete mettere la gravità, mettete se di cotone, mettete addirittura se ci sono sottovesti o altre cose su cui deve cadere, cioè delle fodere che tengono conto che non c'è il corpo o le rotondità che lo fermano, ma ci sono delle altre collisioni. Poi avete dei punti di controllo, ma avete le mollette, che sono delle forme di mollette proprio, per dire che sono dei vincoli. Ok. Altro tipo di controlli per punti intorno all'affinamento delle pezze di, poi sono sempre le stesse, avanti, dietro e in mezzo con le cuciture. Per cui si cuce letteralmente. Ok, ma allora se cade tutto fisicamente, guardate un po' le balze e le pieghe. Ha senso modellarle queste cose da folli anche sullo statico. Tanto comunque sia, lo gestisce e lo fa anche in animazione. Se mi parte ci mette un pochino anche a caricarla. Che tipo di formato può, diciamo, si può utilizzare? L'OBJ. Quindi devo fare l'esportazione OBJ. MDD. Fa lui in automatico. MDD vuol dire che lui salva frame per frame il vestito. Quindi si porta. Guardate un po', cade. Cioè, volete modellare la caduta di un vestito, di una balsa o di una cosa? Allora, vi mette i bottoni e le zip. Magari fosse reale, lo fa virtuale, ma voglio dire, aiuterebbe. Mettete delle mollette e quando l'oggetto cade, stendete i panni, non so come dirvelo in che. Ok, questa è l'interazione. Non so come farvelo capire in altro modo, insomma, nelle gonne o d'altro, ma possono essere anche degli strofinacci, piuttosto che delle coperte, eccetera, eccetera. Si esporta direttamente le UV dei texture, perché non potete pensare di andare a gestire le texture, le genera dall'oggetto, no? Quindi, se voi avete messo un motivo tipo Scozia o d'altro, si adatta dentro le pieghe. Perfetto, anche FBX adesso, quindi no, non solo MDD, perfetto. Ok, anche nei videogame e anche in cose che non vedete, spesso e volentieri il modo con cui i vestiti cadono e sono sistemati, potete anche tirarli e diciamo farli scendere di vostro gusto, quindi rompere la simmetria anche qua, ma soprattutto il grosso della simulazione è che avete una montagna di cotone, seta, lana predefinita, quindi lo stesso vestito cade in maniera diversa anche su questo. E comportamento fisico poi?
assolutamente, non solo, ma poi all'interno di questo potete anche dirgli sì, ma voglio una seta di 3 mm, voglio una lana di mezzo centimetro, e lui fa la coperta pesante, cioè quindi mette gli insert, quindi se è un patchwork oppure se è un come si chiama, piumone con i quadrettoni belli gonfi al centro, tieni conto delle cuciture tra due strati di piumone, per così dirci, oppure di un vestito, di un cuscino, le fodere, quindi intorno a un oggetto ha proprio un'opzione per gonfiare, perché è difficile dire vabbè che faccio, faccio cadere il lenzuolo sopra il cuscino, sì magari quello esterno, ma intorno al cuscino ho bisogno di gonfiare in qualche modo, quindi gonfia questo tipo di cose, sono tutti rendering. Guardate un po' le cuciture sul bordo del pantaloncino tipo ring o box, diciamo, da sportivo, tasche, quindi tasche che vanno posizionate, sciarpe, o anche, non so, alcune di queste sono anche tecnicamente del mondo sartoriale, quindi hanno un nome specifico, ma comunque pieghe, bottonature, guardate un po', con anche le pieghe sulla cosa, cinte che chiudono tutto quanto il resto, quindi si sovrappongono due strati sul resto. Ok, lo vogliamo vedere? Datemi qualche secondo perché... col cappuccio. E poi, visto che sto in 3D, posso fare anche la donna invisibile e si vede solo il vestito se vi ne state occupando. Vedete che sta proprio intorno. Per cui potete segmentare, ma anche liberamente cucire cosa con cosa. Per cui unisce i pezzetti e a seconda di cosa è unito, quando lo fate cadere, si adatta. Ci siete? Comunque, si può scaricare ed è gratuito, mi sembra per 30 giorni, 15 o 30, completo. È anche divertente da, diciamo, lanciare, vedere, fare. E un po' di roba, se andate qui dentro, ci sono anche dei tutorial sotto forma di video e ci sono anche degli oggetti tipo store, per cui uno dice, vabbè ma sai che c'è, sto a fare un videogame, voglio comprarmi una divisa già pronta da far cadere sul mio personaggio, e quindi pagate $30 piuttosto, cioè vi danno già il cartamodello, per cui è interessante perché se sono in produzione tipo Chiodo qui, non so adesso, classic biker, giacchetta di pelle, da noi si chiama in questo modo, o si chiama oppure la divisa da poliziotto, o di Babbo Natale, o di un Babbo Natale femminile, per cui se, dandovi questo modello, che voi importate dentro il software, le singole pezzature le potete cambiare secondo il vostro personaggio. Per cui se sto facendo un videogame e mi servono per tutte le divise dei calciatori, cambia solo il colore o la lunghezza della manica, $30 mi tolgono una montagna di lavoro, anche se sto utilizzando il software. E quindi ve li vendono. Alcuni sono gratuiti, qui avete delle divise, eccole qua, ma il bello è che alcuni lo fanno gli utenti. Quindi gli utenti, ve lo farò vedere anche su dentro il pacchetto per i paesaggi, fanno dei modelli o delle scene particolarmente belle, le mettono su questa sorta di mercatino istituzionale e la casa se ne prende un terzo e due terzi se lo prende l'editore, l'autore, per ogni transazione effettuata. Se vi interessasse, il cappello di Babbo Natale è gratuito. Quindi vi danno anche delle cosettine, guardate il gilet, piuttosto che maglietta, più altre componenti. Ripeto, poi siete liberi di cambiarvi l'estensione, quindi è un'accelerazione produttiva notevolissima, così come anche i materiali. Questo può diventare di seta, questo può diventare di lana, le cinte si può spostare, la potete cancellare dal cartamodello, e tutto quello che potete fare, le divise militari, quindi... Sì, vabbè, insomma, quello che vi viene in mente, se volete, borsette, perché comunque è una variazione del vestito, quindi non, potete non pensarla separata, ma anche borsette particolari, vestiti, guardate un po', multitasca, addirittura l'intimo, di tutto. Tutto quello che potete pensare, poi il bello è che quando manca qualcosa e qualcuno nel forum Berretti lo suggerisce o comunque sia lo propone, loro lo aggiungono. Quindi si possono fare anche cose che non si producono più, magari per costumi d'epoca. Quindi stiamo sommando i liquidi, la fluidodinamica, i solidi, in questo caso i vestiti, abbiamo detto i capelli, che manca? Vediamo un po' se vi faccio vedere qualche altro, sono piccolini questi quindi... non di stessa importanza,
e l'Excel, perché non è il caso. Vabbè, state vedendo delle sfilate virtuali, un po' di qualità un po' bassina, ma comunque. Però nessuna modella è stata messa a contratto per realizzarlo, quindi notevoli risparmi di energie. E essendo 3D, possiamo farne una con i capelli corti, lunga, mora, come volete. È virtuale, per cui ok, poi si piega o comunque sia le movenze o d'altro, le scarpe, ce la potete intercambiarle. Ripeto, adesso il modello è un classico, ma comunque uomini, bambini, insomma, sfilate a seconda dell'uso. È nato per fare moda questo software e si chiamava Claw 3D. Poi è diventato generico e ha cambiato nome, questo Claw che vedete qui, Marvelous Claw 3D. Ha perso il Claw 3D e adesso si chiama solo Marvelous. Ok, vabbè, comunque, se volete cercare sul sito troverete altre robe. Parrebbe di aver finito. Parrebbe. Manca solamente una cosa. Vabbè, il fumo lo possiamo mettere insieme ai liquidi, alle cose, tra l'altro lo vediamo anche in tempo reale. Lo possiamo considerare insieme alle fiamme come una complicazione. Però mi interessa farvi vedere questo. Le folle. Le comparse digitali. Ma qualità non eccelsa. Gli scontri degli eserciti. Il traffico. Animali, branchi e elementi. Tutto totalmente 3D. Un po' l'abbiamo visto anche su quello dei topi. La città dei topi il simulatore di Flash Away, giù per il tubo. I pinguini del film, ma gli eserciti di Troy, di 300, la folla di Harry Potter, il gladiatore. Guardate un po' che stanno combattendo. La folla da stadio, nei film di automobilismo, eserciti. Neanche un attore è stato messo sotto contratto. Immaginate una volta le comparse, 10.000 persone per fare Ben-Hur, tutto. Adesso sono totalmente virtuali. Addirittura vedo sceneggiati e film di zombie dove anche gli zombie sono totalmente... Il soggetto fate voi, si può cambiare. Ecco, quello che fa in tutto ciò il modellatore animatore 3D è un personaggio. Il software pensa anche a fare quello un po' più alto, un po' più basso, cioè la variazione di modello e anche l'esito della battaglia. Eccoli, in preview. Cioè, la cosa interessante è che voi avete dei nodi, anche qui, dove gli dite, regoletta empirica, che il guerriero più alto ucciderà quello più basso. Fate scontrare, prima regola, ma ce ne sono anche altri. Lui è la macchina, è il computer che fa scontrare due eserciti, ed è chiaro che se voi volete far vincere una parte, ne popolate di un po' più alti uno, che sappiate già in previsione. Ma la cosa incredibile è che potete decidere, dopo che lo ha infilzato, cosa succede? Cade giù, muore, quindi quell'altro lo scavalca e se ne va a trovare un altro da uccidere. Quindi viene reiterata. Queste regole hanno dei nomi, per cui i soggetti, diciamo la folla, si chiamano agent. Gli agent sono dei nuclei di intelligenza artificiale, hanno lo stesso nome. Per cui i software che fanno questo sono due o tre. Massive è quello di Veta, quindi anche qui era il tool con cui internamente hanno fatto le folle del Signore degli Anelli. Adesso l'hanno aperto a tutti, costa solo 20.000 euro, quindi costa molto, solo che modo di dire, renderizza anche in Blu-ray o d'altro, è arrivato in versione 5, ha preso l'Oscar quest'anno come Real Flow per l'avanzamento cinematografico. Perché la cosa interessante è che mentre avviene tutta sta battaglia, voi con la telecamera andate dove vi pare. Quindi l'avete visto anche nella battaglia dei draghi di Avatar, l'avete visto in tutti i film ultimi, supereroi o meno, dove avete scontri con più di 5-10 persone, tipo Z lì di zombie dove si vedono quel cumulo, quel formicaio, è totalmente Massive o totalmente uno di questi software per fare... Esatto, quel tipo di simulazione. Quindi la cosa interessante è che come con Real Flow io non ho il controllo della singola particella o del singolo volume, ho un insieme statistico che faccio andare avanti.
Dopodiché l'esito, beh sì, lo posso aggiustare, ma questi fanno anche di più, vi danno anche delle librerie pronte di folla da stadio da rugby, perché c'è differenza, folla da stadio da calcio, anche solo di magliette, piuttosto che, pensate alla folla da Formula 1, vi danno già quelle bandierine, poi voi cambiate Ferrari piuttosto che cose di questo genere. E il bello è che per non partire da zero, volendo partire da zero, quindi regolate il singolo agent e gli date delle regoline semplici, con dei nodi, non che facciamo programmazione AI, cioè dell'intelligenza artificiale, però dentro il software è proprio di intelligenza artificiale, per cui si danno delle regole, poi gli mettete dei micro caschi piuttosto che lo scudo, piuttosto che una serie di robe, e il software vi fa in automatico le variazioni, soprattutto in eserciti antichi, non è che ho tutti gli scudi uguali, quindi la circonferenza è un po' più grande, un po' più piccola, la fa lui statisticamente. Voi gli dite più o meno il 10%, stabilite voi la percentuale di variazione, così come l'altezza o la larghezza degli umani che combattono, stabilite voi quante ne volete di deviazione di uno standard. Per cui vi dà, che ne so, l'omino base 1,60 e gli dite 20% più o meno 10 cm o 20 cm, è la distribuzione. Dopodiché questi agent sentono anche il territorio, quindi se partono da due colline si buttano giù e stanno sempre coi piedini per terra, per cui non è che volano. Quando arrivano in un'area di collisione, che è la famosa soglia di imbarazzo, quella che ci prende quando entriamo in ascensore e siamo troppo vicino a sconosciuti, c'è una soglia che quando da umani viene sorpassata, non te conosco ma mi stai attaccato, comincia il disagio, perché è ovvio la cosa, no? È un po' il nostro... un retaggio animale. In questo caso, se ti sto troppo vicino, ti sto per uccidere, quindi tu gli dici guarda che l'influenza è la lunghezza del braccio con la spada, quindi quando la reale circolare intorno entra dai 3 metri a scendere, devi combattere. E come fa quello a scegliere? Quello che c'ha di fronte, oppure girati finché trovi uno che c'è di fronte più basso di te. Non so, adesso l'altezza è inventata, è uno dei parametri, voglio dire, le regole le potete stabilire benissimo, potete fare anche il contrario, no? Giustamente, chi è più basso dal basso con la spada, ok, dipende anche cosa fate combattere, per cui voi potete un po' dirigere l'esercito, ma l'esito della battaglia non è dato sapere. Alcuni hanno fatto anche le ricostruzioni di battaglie reali, dicendo, ma è possibile che Napoleone con questo esercitino, con 20.000 unità inferiori, come ha fatto? Sì, ha fatto questa cosa qui, l'ha circondata, allora separiamoli, e quindi serve anche per le simulazioni storiche, per la verifica di documenti storici. Per cui non pensate che è solamente il film o il videogioco, ok? E si possono fare delle cose terribili. Adesso, per ritornare ai capelli, potete mettere i capelli ai singoli personaggi, magari lunghi, eserciti antichi o uomini primitivi, e tiene conto anche di questo qui, trecce, capelli, che possono essere anche parte di caschi o di cimieri in qualche modo, per cui si possono vestire gli agent e regolare il comportamento. Gli agent possono avere la spada ma anche delle bandiere, in quel caso non combattono, è la folla da stadio, però devi fare in modo che la bandiera non entri nell'occhio o entri dentro a quello vicino. Vicino, vicino, vicino si vede che sono calcolati. Comunque sia, come si fa? Avete visto Troy, il film, con l'esercito? Allora, sia le navi che la battaglia è totalmente 3D, soprattutto delle navi. Della battaglia, la prima fila no. Quindi, la prima fila o la si fa più dettagliata in 3D, oppure si mettono attori veri. E quindi si aggiungono poi le seconde file, le terze file e così via. In questo modo ho il meglio di due mondi, però prendo 30 attori anziché 30.000 o 3.000, anche perché 30.000 attori li gestisce in qualche modo. E non ho bisogno di duplicare le folle, duplico la simulazione. Ora potete fare le esplosioni, quindi i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, dove questi omini sono soldati che saltano. Quindi di tutti i film di guerra che avete visto ultimi, dove si vedono queste enormi battaglie e gente che salta dietro, eccetera, eccetera, sono completamente agent. Tanto non costa niente farli... Li avete visti anche qua, anche se... Quindi si possono organizzare, perché gli agent si organizzano secondo le regole delle folle, quindi parlano fra di loro. Oppure lo potete fare con le macchinine di traffico, quindi non per forza persone, insetti che assumono delle forme particolari, i pesci alla ricerca di Nemo.
Assolutamente, assolutamente. L'importante è che gli metti uno scheletro d'argent dentro. Narnia. Vedete? Centauri. Decidete voi se volete fare eserciti misti o navi piuttosto che folle che protestano, eserciti, zombie. Eccoli. Sono queste entità. Tenete anche conto che 3D Studio Max dalla versione 2014 ha una versione ridotta interna che si chiama Populate per fare almeno le folle di traffico o di autoveicoli. Vedete? La dinamica applicata alle folle, quindi in caso di esplosione saltano, guardate. Locomotion Agent, Ambient Agent, Sword Agent, Stadium Agent. Guardate. I pinguini, Happy Feet. Le formiche 300 saranno pure solo 300 loro, ma insomma erano contro un esercito un po' più grande, quindi anche automobili, la gente non è per forza un essere organico, persone a cavallo, elefanti, eccolo qua, lo sviluppo per il Signore degli Anelli, ecco perché è beta e poi è diventato pubblico, quindi è un'altra specializzazione. Vedete, loro partono da cose reali, acquisiscono e ne fanno la formuletta matematica per arrivare. Questo è l'asset per nodi della disposizione degli agent. Quindi cosa far interagire con cosa? Di nuovo, rieccoli i nodi. Eh sì, quando li moltiplicate per 10.000... Vedete, questo ogni tanto applaude e non tutti, magari potete decidere se sono sincroni oppure decidere che un gruppo, che ne so, gli ha la curva sud ha segnato e si muove da sola rispetto al resto. Pensavate che un livello così alto, cioè la simulazione 3D basata su intelligenza artificiale, utilizzata comunemente ormai, perché l'altro suo concorrente è questo, quindi Golem... Massive, sono tutti Crowd Simulator, per lo più girano su Maya, ma insomma anche altri software, guardate un po' che tipo di... Questo è per un documentario storico per spiegare battaglia dal dettaglio, quindi a cavallo contro... Ma immaginate di imparare la storia o le battaglie in questo modo rispetto a più o meno, ok, con gli archi infuocati. Quindi la combinazione di elementi che diventano fumi. Ok, sull'esplosione, una parte dell'esercito, una parte entrata sul castello, va a combattere, guardate un po'. C'era anche in Anonymous, tutte quelle folle aggiunte, guardate. Si divide in due e la cerchiano, no? Quindi sono reali all'inizio, questo di Asterix. E poi vicino sono reali e da fuori è un videogame. All'epoca la qualità non era proprio altissima, ma comunque questa qualità è voluta perché volevano il cartone di Asterix, quindi non serviva il realismo, è volutamente di qualità più bassa. Ok. Vediamo un po', questo dovrebbe essere... lui ha partecipato ad Asterix. Ok. Beh, penso che la cosa sia abbastanza chiara, comunque sia anche di fare delle linee. Ok, vabbè, questo ce lo possiamo anche saltare. Questo ve l'ho fatto già vedere. Penso, sì. Ok, va bene. Allora, se avete domande, cose varie, facciamo una pausa e inizio a farvi vedere ad esempio in Real Flow quanto sia semplice fare roba di questo genere. Facciamo una pausa? Facciamo una pausa.